come sto a preparare per Pasqua. Ove di ovo. Ma se volete, dico. Allora, non so parlare. Ciao, buongiorno pupazzini. Buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi rispondo finalmente alle domande che mi avete lasciato sotto il video Disney femministi sfegatati, una cine rubrica su Mulan, dove vi avevo chiesto se vi andava di lasciarmi qualche curiosità. Alla fine erano tanterrime e per questioni di minutaggio ho fatto una cernita. Ma se volete, nei commenti di questo video potete scacazzare altre tante tanterrime domandine. Che cosa meravigliosa. Per il prossimo Violetta risponde. A proposito, o volemo vasto live? Che dite se lo facciamo martedì prossimo 25 febbraio? Me je piace. Martedì 25 febbraio alle ore 21 live qui sul mio canale. E indovinate di che parliamo? Ma di cinema ovviamente. Gli ultimi film che abbiamo visto, i nostri film preferiti. Che graziosa quest'idea. Allora io ci provo a fare sto live, però ho veramente tanta paura che la connessione non maregge, perché l'ultima volta è stato tipo un mezzo disastro. Però ci proviamo lo stesso. Se poi va a merda, me metto a piagne. Bando le ciance e comincio a rispondervi, cuoricini del zucchero filonzo. Quale animale vorresti essere in un'altra vita? Un gatto, come suggerisce romanticazzosamente Tom Cruise a Penelope Cruz in uno dei miei film preferiti, che non vi dirò. Dovrete indovinarlo. Very hard question. Se ci azzeccate siete proprio bravi. Protagonista femminile preferita? Di cosa? Di un film? Ma va? Rachel McAdams che fa Regina George in Mean Girls. Forse più antagonista che protagonista, però. Allora, Sarah Michelle Gellar in Cruel Intention. E chi adoro le stronze. Però seriamente, Nicole Kidman in Moulin Rouge, Emma Stone in The Help, Maggie Gyllenhaal in Secretary, ma se pronuncia proprio, Ellen Page in Juno, Kate Winslet in Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Protagonista maschile? Sempre Firm. Mi pare ovvio. L'innamoratissimo Ewan McGregor in Moulin Rouge, l'inquietantissimo Christoph Waltz in Bastardi senza gloria. E anche in Carnage di Polanski, Jim Carrey in The Truman Show, Johnny Depp nel Mistero di Sleepy Hollow e Edward Norton in Fight Club. In quale eroina Disney ti rispecchi? In Jane Porter di Tarzan, perché è una curiosa goffa pasticciona affetta da incontinenza verbale. Oh, così va bene, così va molto bene. Io... Peggio di così non può andare, no? Ovviamente sì. Ce l'ho. Sì, grazie. Ti credevo una grossa, selvaggia, tranquilla, silenziosa persona. Cosa? Sì, meso mia. Film Disney che ti ha più commosso? Allora, mi emoziono praticamente su tutti. La lacrimuccia di commozione mi viene da dire Alla ricerca di Nemo. Durante la scena in cui Marlin dà il nome Nemo all'unico piccolo vetto scampato al barracuda, il ricordo di Coral. Non resisto. Patetica, eh? E aggiungerei anche Rapunzel. Auf Wiedersehen. Non resisto neanche durante la scena in cui lei, vittima dell'inganno della matrigna, si convince che Flynn Rider l'abbia usata e abbandonata. Che equivoco mostruoso. Come fai a sapere tutte queste cose sul cinema? Oddio, regà, non è che ne so poi così tanto, sinceramente. Magari sembra di sì perché vi parlo dei film che mi piacciono molto. Comunque niente, cioè, il cinema è una mia grande passione. E quindi mi vado a cercare e a leggere tutto quello che mi interessa. Hai fatto recitazione? Yes. Ho studiato recitazione per 8 anni e sono stata in scena 9 volte. Anzi, muove faccio di quel che vodo, dai. Che coglioni. Questo era un pirandello, questa sera si recita a soggetto, si chiama. Questa sono io, che so fa tipo finta di cantare. Ebbene sì, ero bionda, biondissima proprio. Guardate, sembro veramente una persona seria. Questa è un'altra scena con altri attori. Questa invece era una commedia musicale, era il Macbeth di Ionesco. Una rivisitazione nonsense del Macbeth di Shakespeare. Questa qua sono io. Ecco, questo era il mio costume. Sembrava un salame di cioccolato, però vabbè. Le cose attillate non è che mi donino tantissimo. Questa qua invece era la locandiera, tutto il cast, io sono questa qui. Facevo il ruolo di una donna vestita da uomo, tipo Lady Oscar. Questa ero io e questa invece era la mia amica Riccarda che faceva Mirandolina. Qui avevo i capelli del mio colore originale, neri, proprio straneri. Vabbè, poi c'erano tipo mille altre foto, tutti gli altri mille spettacoli. Abbiamo fatto 2 Shakespeare, abbiamo fatto un Feydeau. Poi magari ve li faccio vedere un altro video. Assolutamente. Hai recitato in film o teatro in cui ti possiamo vedere? Cioè i filmini degli spettacoli. Li volete vedere? No. Che fa
facoltà hai scelto all'università? Avevo iniziato il dance alla Sapienza di Roma, ma ho smesso subito perché mi sono resa conto che per regia e montaggio, che sono le cose che voglio fare, non mi avrebbe aiutato. Interessatissimo sicuramente per ciò che riguarda la cultura personale, ma non ci sono i corsi giusti per insegnarti praticamente nessuno dei due mestieri che amo tanto. Che liceo hai fatto? Il liceo classico, il ginnasio. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, mix, i, pi, rho, ypsilon, zeta. Hai visto? Ti ho detto alfabeto greco così proprio. Hai mai ripetuto un anno di scuola? No, non ero una spada a scuola. Però non sono mai stata bocciata. Qual è stata la tua prima insufficienza? Ma non me lo ricordo assolutamente, raga. Però mi ricordo che andavo molto male in matematica. Probabilmente sarà stata la mia prima insufficienza. In matematica 4? Sei un ebete. Come hai sistemato la tinta? Così. Come potete vedere, ho cotonato tutti i capelli, ci ho messo una fascia sopra e ho detto magari uno rimane folgorato da tutto sto papocchio che ho fatto in testa e ci fa caso che sono dei tre colori diversi. No, non lo so, non l'ho sistemato, adesso questo weekend andrò dalle forniture per parrucchiere e gli farò: ti prego, salvami, aiutami! Oh, signor! Oppure posso fare come Britney Spears. Merapo zero. Sei mai andata in Sardegna? Dove? Sì, perché mia nonna è sarda e quando ero piccina andavamo spesso a trovare i miei bisnonni in una zona di campagna fuori Olbia che si chiama Chirialza, perché lì i bisnonni avevano la casa, le terre. Ma mi ha fatto due patagori così, eh! Nazione preferita? La Spagna. Perché non ci sono mai stata e mi affascina tantissimo, vorrei tantissimo visitarla. Tu? Io, la barca di mio cugino, un boccale gelato di mojito. Come mai sei molto amante di cartoni? Perché ci sono cresciuta. Mia madre mi ha ingozzato di videocassette Disney. Sì, li rivedo tuttora. È il segreto per restare giovani. Che tipo di personaggio è per te Belle della Bella e la Bestia? Una nerd? Una nerd superstar. Farai un altro video con gli stessi attori di Cappuccetto Rosso? Mi piacerebbe molto fare un altro video ispirato a una favola. Gli stessi attori non posso permettervelo. Alcuni di loro tra l'altro li ho un po' persi di vista perché abbiamo scelto strade diverse. Comunque chissà, può darsi che rilavorerò con gli stessi attori di Cappuccetto Rosso, nella vita mai dire mai. Però forse alcuni di voi non sanno che in Cappuccetto Rosso c'è un attore che c'è anche nel Mago di Oz, che è Valerio, che in Cappuccetto Rosso faceva il cacciatore e nel Mago di Oz, lo sapete, vabbè, faceva l'uomo di latta. Con che cosa hai girato i due videoclip? Col sudore della mia fronte. Certo. Con una Canon 550D, che è la stessa con cui sto girando questo video e con cui giro tutti i miei video. Sei stata ospite davanti a un altro? Questa cosa me l'avete chiesta in tantissimi, tipo. Yes, sì, ebbene sì, ero io. Non vi ho avvisato perché poi alla fine praticamente non ho partecipato, sono solo rimasta lì in piedi come una cogliona. E poi non è che era una partecipazione prevista da mesi. Facevano una puntata speciale sulle webstar e io sono stata chiamata tipo due giorni prima perché uno youtuber all'ultimo momento non poteva andare o qualcosa del genere. Quindi cioè ero tipo lì per caso, cioè passavo di lì. Mi stavo pure a cacà sotto dall'emozione. Guardi gli anime? Se sì. Quali? Adesso non più. Però da adolescente li guardavo. Mi guardavo Evangelion e Fullmetal Alchemist su MTV. Ogni tanto Trigun e Master Mosquito. Master Mosquito mi faceva impazzire. Lo adoravo, lo adoro tuttora. È tipo il mio preferito in assoluto. Ho risposto a tutto? Beh, bene di sì. Grazie un milione per tutti i commenti che mi avete lasciato sotto al video dello special di San Valentino, i fidanzati di merda. Vi ringrazio anche a nome dei miei ragazzi con cui mi sono troppo divertita a girare quel video. Grazie, grazie, grazie a tutti i bimbi. Quando vuoi. Non dimenticate che martedì prossimo, il 25 alle 21, vi aspetto live sul mio canale. Oh, almeno ci provo, sai, connessione regge. Tanto ve lo spammerò su tutti i social network. E parliamo di cinema. Preparatevi qualche domanda succulenta sul cinema. Ciao, puzzoni!